una nuova Tangentopoli in Puglia? Ma sono termini che indicano nulla. A Bari, come in tanti altri posti, la zona grigia esiste. È un problema di attenzione da parte di tutti. Le parole del procuratore di Bari arrivano al termine di una settimana infuocata per la politica pugliese e consentono un fine settimana di decantazione, anche perché ora arriva il tempo delle decisioni, quelle che dovrà prendere il governatore emiliano per concretizzare le richieste di un protocollo della legalità da parte di Giuseppe Conte e di un azzeramento della giunta da parte di Elly Schlein, azzeramento che però potrebbe non chiedere il PD pugliese. No, noi abbiamo chiesto un cambio di passo, quindi una rivisitazione importante della giunta. Stiamo lavorando per questo. Ma anche all'interno dei partiti le sommosse non mancano. Ne è dimostrazione un documento firmato da 200 militanti del PD, attraverso il quale richiedere ai vertici del partito di non arroccarsi e di ascoltare di più la base. Che non sia solo il partito dei vertici. Siamo stati chiusi. A volte si dice l'impasto o si chiede di azzerare tutto come se quello fosse il messaggio. Il messaggio non è quello, secondo me, che azzeriamo la giunta, abbiamo risolto il problema. Capire cosa accadrà all'interno dei partiti nella giunta regionale tra azzeramenti e patti della legalità non è semplice, ma sicuramente la partita non è solo pugliese. Puglia, Bari diventano il nuovo campo di misurazione delle forze dei vari partiti e degli schieramenti. Sicuramente Emiliano dice le cose ma ne intende altre quando parla. È anche un modo per prendere tempo e per valutare un pochettino come si muove il campo che è stato in qualche modo dissodato da queste inchieste giudiziarie. Quello che succederà in Puglia è figlio di quello che è successo negli ultimi anni, per cui c'è stato un modo di fare politica che adesso sta presentando il conto.